A più di un mese dal lancio della petizione Salviamo il Magnodeno, torniamo appunto a parlare di cave, torniamo a parlare di una delle montagne del nostro territorio col portavoce del comitato Edoardo Magni, al quale chiediamo innanzitutto, dopo la conferenza dei servizi che si è tenuta alla fine di marzo, qual è il punto, a che punto siamo, Edoardo? Ciao Anna, buonasera, grazie per l'invito. La conferenza dei servizi si è tenuta il 31 e soprattutto visto il parere del Comune di Lecco che ha richiesto una sospensione dell'iter per valutare le criticità emerse, al momento è ancora da definirsi la data di quella che probabilmente sarà l'ultima conferenza dei servizi perché il procedimento del PAUR in oggetto deve concludersi entro il 27 di maggio con una approvazione o con una non approvazione, non autorizzazione. Per cui in questo momento siamo ancora nella fase in cui, alla luce di quello che è emerso, non essendoci il tempo entro il 31, stiamo aspettando, che verrà la convocazione della prossima conferenza dei servizi decisoria. L'aggiornamento è legato alla giornata di oggi in cui, no, sappiamo perché è stato comunicato durante la conferenza, i tecnici del comune, oltre a alcuni provinciali e anche regionali, hanno eseguito oggi pomeriggio un sopralluogo con l'azienda, insieme anche a alcuni privati cittadini proprietari su quell'area. Ecco, la conferenza dei servizi, giusto per sottolineare insomma in maniera più chiara, è una conferenza di carattere molto tecnico che appunto coinvolge una serie di enti, è volta a diciamo, dirimere una serie di aspetti che riguardano l'ampliamento della cava di Vaiolo Alta, che è appunto una delle cave presenti sul Magnodeno. Recentemente avete fatto anche una conferenza qualche giorno fa, sottolineando ulteriormente quali sono stati gli aspetti, quali sono gli aspetti per voi più critici proprio rispetto a questo ampliamento. Brevemente, quali sono, quindi in maniera molto, molto schematica, che cosa avete riscontrato come comitato, anche di comune accordo con altri enti, penso ad ARPA, penso Lega Ambiente, e quale ruolo può avere in tutto questo anche un ente come il comune, ecco? Certo, come hai detto tu, bene tu, infatti la conferenza dei servizi, questo procedimento autorizzativo è prettamente incentrato su quella che è la VIA, la valutazione di impatto ambientale. All'interno di questo procedimento i diversi enti interessati, tra cui il pubblico, per cui come comitato, piuttosto che privati cittadini, piuttosto che le autorità competenti, presentano un'operazione, diciamo, congiunta e corale tutte quelle che sono le osservazioni e le criticità a riguardo. Tra questi enti vi è ovviamente anche ARPA, che all'interno del procedimento, insieme anche alle nostre osservazioni, ha presentato numerose osservazioni e criticità, su cui, come comitato ci siamo anche trovati in linea andando a lavorare su aspetti, analoghi, per cui dei capitoli di quello che era lo studio di impatto ambientale, su cui sia noi che ARPA, ma come anche altri soggetti, tra cui il Comune, dicevamo, hanno trovato delle criticità. Principalmente le criticità ad oggi riscontrate più evidenti sono quelle legate sicuramente alla gestione del sistema idrico, superficiale soprattutto, ma anche profondo, che hanno portato, ed è qui è stata importante l'opinione, la considerazione tecnica, il parere tecnico da parte del Comune, alla richiesta della sospensione. Questa perplessità riguardo allo stato attuale e soprattutto agli impatti che l'ampliamento, che ricordiamo andrà porterà avanti i lavori di escavazione, di ripristino fino al 2034 da parte dell'azienda, potrebbero aumentare o aggravare su quello che è già il quadro attuale. Quindi ARPA, noi, anche appunto altre associazioni e soprattutto il Comune che ha una competenza amministrativa su quello che è il reticolo idrico minore del torrente Tuffa, nello specifico, ma anche del torrente Nebugio, hanno sottolineato alcune criticità e coralmente abbiamo riscontrato l'obiettivo comune di sviluppare uno studio idrogeologico serio e puntuale su questi aspetti. Come Comitato e anche ARPA abbiamo ritrovato delle criticità per quanto riguarda le emissioni delle polveri, o meglio, della valutazione degli impatti delle emissioni delle polveri che durante le procedure non solo di escavazione, ma anche di ripristino ambientale, ma anche e soprattutto di trasporto verso quelli che sono i forni siti in località Arcione, vengono generate, vengono emesse e poi trasportate in atmosfera. Oltre a queste ci sono poi comunque anche altri aspetti riguardo al ripristino ambientale.
ed è un aspetto molto importante su cui speriamo che il comune aumenti la sua attenzione, perché se questa parte non è così prettamente legata in questo procedimento all'autorità comunale, è anche vero che però le questioni riferite al ripristino ambientale sono contenute nella convenzione stipulata tra comune e Unicalce, proprio perché all'interno del ripristino ambientale si ritrova anche quella che poi è come dire, la progettazione del riutilizzo di quegli spazi un domani a termine dei lavori. E quindi è importante che anche su questo aspetto il Comune abbia già le idee chiare oggi, entro il 27 maggio, perché con quello che si deciderà adesso si determinerà quella che sarà la situazione a termine del 2034 e quindi le future utilizzi o ripristini o destinazioni d'uso per quanto riguarda la città di Lecco. Ecco, il concetto è piuttosto chiaro, insomma, un punto su cui avete voluto insistere è stato anche il fatto che il piano cave non è un documento appunto ineluttabile, ma è necessario che vada di comune accordo con l'approvazione della via appunto che veniva citata da te prima. In ultima analisi, ecco, il 27 maggio sarà una data importante per tutta questa vicenda. Quali saranno i prossimi passaggi dal vostro punto di vista come comitato e anche in generale, insomma, con gli altri enti coinvolti. Sì, come abbiamo appunto sottolineato all'interno della conferenza dei servizi, appunto il piano cave è uno strumento di pianificazione che sicuramente tutela gli scavatori su quello che è stato pianificato, ma al contempo deve essere comunque sottoposto nella sua autorizzazione a quella che è la valutazione di impatto ambientale. Per cui per poter dare poi, come dire, adito al piano cave, bisogna superare quelle che sono le criticità ambientali e le valutazioni su quello che è l'ambiente. I prossimi passi, dal nostro punto di vista, visto anche il fatto che dietro al tecnico spesso si nascondano in realtà delle questioni, degli argomenti che sono di interesse anche per la politica, anche per gli amministratori della città, riteniamo che sia importante. Per quanto la conferenza dei servizi è sicuramente un momento tecnico, svincolare in parte anche questo aspetto, nell'ordine in cui il comune e quindi la politica che all'interno del comune si trova, ma anche a livello del consiglio provinciale, possa porre delle questioni che sono legate, come appunto dicevo prima, per esempio al ripristino ambientale e alla destinazione d'uso di quegli spazi. Il ruolo politico è molto importante, proprio perché, per esempio, la legge quadro, che è la legge regionale 14 del 98, prevede che per ogni metro cubo cavato una quantità di monetaria venga da parte dell'azienda versata al comune, di quale ne trattiene, ne gira un 15% alla provincia per alcune funzioni, ma detiene quel capitale monetario per svolgere a fine dei lavori di ripristino dell'azienda ulteriori lavori e di ripristino o per appunto ridestinare l'area. È per questo che è molto importante capire oggi quale sarà il ripristino che farà l'azienda, anche perché su questo si può coordinare quello che invece potrà essere l'intervento del comune un domani. Ed è quindi molto importante che il comune abbia le idee chiare e se ha un'idea e un progetto concertato ovviamente all'interno. Quindi l'elemento politico è ovviamente sempre presente. Alla luce di questo, noi ci siamo mossi alcuni giorni prima della conferenza stampa, proprio rilanciando nei confronti di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale e in Consiglio Provinciale la richiesta di un Consiglio Comunale aperto che abbia come ordine del giorno un Consiglio Provinciale, per quanto riguarda la provincia, che abbia proprio all'ordine del giorno la questione delle cave, che venga fatto prima della prossima conferenza dei servizi e che su questo Consiglio Comunale vengano rimarcato quello che noi da tempo ormai chiediamo, cioè la verifica del rispetto di quella che è la convenzione già in essere tra il comune e l'azienda Unicalce, da un lato, e dall'altro anche la chiarezza, proprio perché, come dire, la chiarezza su appunto le quantità di denaro pubblico di cui parlavamo proprio poco fa, proprio perché questo si instaura profondamente con quello che sarà il ripristino e la possibilità da parte del comune di decidere come e cosa e quanto fare di quell'area un domani, al netto del fatto che noi ribadiamo le criticità ci sono oggi, per cui questo domani per noi sarà già il 2024.
e non il 2034.